dove sono? Sorpresa. Probabilmente hanno fatto tardi. Arriveranno, vedrai. Non so se... Li ho visti! Scusa. Papà! Papà! Ehi! Ciao! Come stai, tesoro? Come sono contenta. Ciao! Ciao. Come stai? Ciao, come va? Ciao. Oh, è bellissimo. Complimenti. Grazie. Coraggio, dobbiamo andare. Sì, forse meglio. Senti, ti do il mio numero. Sarò fuori Chicago per qualche giorno. Vado a Cape Cod, quindi... È la stessa pensione dell'anno scorso? Ho già il numero. Ok, Jason, di ciao alla mamma. Dammi un bacio. Ciao, mamma. Ciao, amore mio. Chiamami. Ok, quando vuoi. Ciao, mamma. Divertiti. Arrivederci. Ciao. Ciao. Andiamo. Ciao, mamma. Scusate il ritardo, signore. Consulente finanziario, divorziato di recente. È un'idea, niente? Ci sono dei bei negozi, se ricordo bene. Hai notato in che modo mangia le frittelle? Helen. Si gusta piano piano ogni boccone. La vuoi smettere? Lo sai cosa si dice degli uomini molto alti ed inoculati, non è vero? Che hanno i piedi enormi. Oh no! Buongiorno. Ho saputo per caso che oggi va a teatro, c'è una matinée. Io andrò a correre, invece. Cara Catherine, mi dispiace di non aver parlato con te per tanto tempo, ma avevo perso le coordinate. Niente più rotta, niente più bussola. Continuavo a sbattere contro le cose. Ero come pazzo, credo. Non mi era mai successo prima. Tu eri la mia stella polare. Riuscivo sempre a tornare in porto quando c'eri tu ad aspettarmi. Perdonami se mi sono arrabbiato quando te ne sei andata. Penso ancora che si tratti di uno sbaglio e aspetto che Dio provveda a correggerlo. Ma adesso me la cavo un po' meglio. Il lavoro mi aiuta. Più di tutto, mi aiuti tu. Mi sei apparsa in sogno stanotte, con quel tuo sorriso che mi ha sempre stregato e avvinto, e cullato come un bambino. Tutto quello che mi è rimasto del sogno è una grande pace.
Mi sono svegliato con questa sensazione e ho cercato di trattenerla il più a lungo possibile. Ti scrivo per dirti che ho intrapreso il viaggio verso quella pace. E anche per dirti che mi dispiace di tante cose. Mi dispiace di non essermi occupato meglio di te, così da evitarti di essere infreddolita, spaventata o malata, anche per un solo momento. Mi dispiace di non aver provato a trovare le parole per dirti quello che provavo. Mi dispiace di non aver mai aggiustato la porta. L'ho fatto ora. Mi dispiace di aver litigato con te. Mi dispiace di non essermi scusato di più. Ero troppo orgoglioso. Mi dispiace di non averti fatto più complimenti per quello che indossavi o per come ti pettinavi. Mi dispiace di non aver lottato per trattenerti così che niente al mondo potesse separarci. Firmato con tutto il mio amore, G. Oddio, che cosa triste. Già, non è questo, è che è così sincero. Senti, potrebbe anche avere centinaia di anni. Tesoro, è scritto a macchina. Mica male. In altre parole, vorresti averla scritta tu. Io gliel'avrei mandata per email. So però cosa vorresti tu. Vorresti che fosse indirizzata a cara Teresa. Oh, falla finita, dai, ciao. Perché? Qualunque ragazza vorrebbe essere amata in quel modo. Oh. Essere la stella polare di qualcuno. Vi rendete conto? Oh. Le donne sole lo vorrebbero. Ah, è così che mi vedi? Hai parlato con nessuno in vacanza? Sei andata a ballare? È stato divertente. Sul serio? Mm-hmm. Sei tornata un giorno prima? Beh, perché mi piace il mio lavoro. Sei in fase di rifiuto. Dovresti scrivere. No. Augurati che continui a fare ricerche, Charlie. Non scriveresti i tuoi articoli senza di me. Hai mai notato che la maggior parte della gente qui mi chiama signor Toschi, per rispetto? Ah, come no? Ma io ti conosco da quando eri magro. E io ti conosco da quando avevi il passo leggero e il cuore pieno di gioia. Al Giddons, Inverno sul lago, edizione Harcourt Brace, 1948. Credevo di averla inventata io. Ciao Jason, come stai? Ah, ciao Lina. No, scusa. Speravo che fosse finalmente mio figlio. No, non sono preoccupata, è solo che mi manca. Lo so. Come? No, l'ho preso adesso, perché? Che cosa? Un messaggio in una bottiglia. Una nostra giornalista ha trovato questo. Impossibile, l'ha fatto! Ma come si permette? Ma scusa, perché te la prendi tanto? Perché è stato ingiusto pubblicarlo. È sbagliato. È una cosa privata. Sono i pensieri intimi di qualcuno. Teresa, Teresa, non è una lettera tua. Sì, lo so che non è una lettera Appunto. Mia. Però l'ho trovata io. Cos'è? Sta diventando personale. È per questo che sei così arrabbiata. Non sono arrabbiata. Sono solo... Ok, sono un tantino arrabbiata. Oh. Ehi, frena, ci hai già provato la festa di Natale. Buongiorno, Teresa. Dai un'occhiata qua. Sono lettere che riguardano il messaggio nella bottiglia. Che ne dici? Che cosa? Più altre due scatole. Ok, portale all'ufficio ricerche. Li ho trovate giù nella posta. Carino, eh? Senti, Charlie vuole che lasciamo perdere tutto quanto. A che scopo? Rispondere a tutte? Oh, no. Prima bisogna leggerle, poi contare i pro e i contro, eliminare quelle degli squilibrati. E poi estrapoliamo qualche brano perché il giornale vuole gonfiare la cosa. È una bomba! È più importante dello scandalo dei dolci per i diabetici. E perfino della famosa storia del sindaco con l'insegnante. Il vostro articolo fa veramente schifo. No, sì, negativo direi.
Sentite, se solo gli uomini avessero la sensibilità e il coraggio di parlare di come si sentono dentro, anziché puntini puntini, nascondersi dietro un telecomando e un programma insomma, di sport. Insomma, mio nipote me l'ha mandato l'anno scorso. Credo che possa essere un messaggio della stessa persona. Perciò ve lo mando in allegato. Come? Ma che cosa? Cara Catherine. No, stai scherzando? Oddio! A voce alta, leggi a voce alta. Cara Catherine, non c'è un'ora nella mia vita in cui tu non sia presente. Riparo le barche, le collaudo, e intanto i ricordi montano come la marea. Stavo pensando oggi a quando eravamo giovani e tu lasciasti il nostro mondo per un mondo più grande. Io ero più terrorizzato di quanto volessi ammettere e mi facevo forza dicendo a me stesso che un giorno saresti tornata qui e cercando di pensare alla prima cosa che ti avrei detto quando ti avessi rivista. Ho preso in considerazione centinaia di possibilità. Ma alla fine che cosa ti dissi? Non molto. La mia bocca non funzionava se non per baciarti. E quando tu dicesti resto qui, non servì altro. Beh, lo sto rifacendo. Oh, immagino che cosa ti direi se tu ritornassi da me. Bob, ciao, Teresa del Tribune. Sì, lo so, è un sacco di tempo. Senti, ho bisogno di te. Ho solo due tracce. Un foglio di carta da lettere con un logo. Ah, senti, come la rintraccio, una macchina da scrivere? La macchina da scrivere che lei cerca è una Olympic Erzfogen 980. Tedesca e vecchia. Secondo lei è una macchina che è stata in commercio negli Stati Uniti negli ultimi 30 anni? Beh, i tasti sono stati rimpiazzati. Ma chi preferisce le manuali compra queste modificate. Quindi la lettera è stata scritta probabilmente negli ultimi 5 anni. Allora l'autore esiste e magari è anche giovane. Teresa, ho una cosa che ti piacerà. Che cosa? Sai l'indagine che mi hai chiesto? Mi hanno rimandato il tappo. È rimasto nell'acqua più o meno 2 anni. Soltanto 2 anni? 2 anni. Sei un angelo. Io non ti bacio. Verde acqua, 89. Sembra ci sia una A. Ma comunque ti mando una Polaroid. Ah sì, fantastico. Sì, allora ti piace il bambino? Teresa? No, non te ne andare. Teresa! Sei sempre così occupato, non riesco mai a parlare con te. La pianti? Jason, aspetta un secondo. Ma che c'è? Ti ricordi la lettera che accennavo a un messaggio nella bottiglia sul muro di un ristorante in Virginia? Carta da lettere, logo e macchina da scrivere sono gli stessi. Attacca no. E prendi la 5. Sì, aspetta di parlare con te. Non riesco mai a parlare con Jason. Richiamalo dopo. Jason, fatti mandare un fax. Un fax? Stai in Virginia. Hai presente alla casa del granchio? Come cavolo faccio a sapere se hanno un fax? Glielo chiedi, fatti mandare un fax. Va bene, ho capito. Eccomi. Certo, no, raccontami del picnic. Alle navi in navigazione e ai porti di scalo, alla mia famiglia e a tutti gli amici ed estranei. Niente, cara Catherine? No, questa volta no, ma carta da lettere, in macchina da scrivere corrispondono. Secondo noi questa potrebbe essere la prima oppure l'ultima, giusto? Giusto. Questo è un messaggio e una preghiera. Il messaggio è che i miei viaggi mi hanno insegnato una grande verità. Io ho già avuto quello che tutti quanti cercano e che soltanto pochi trovano. La sola persona al mondo che era destino che amassi per sempre. Una persona come me, di Outer Banks, sull'oceano Atlantico misterioso. Di Outer Banks è nella Carolina del Nord. Esatto. Pare ci si chiamino una dozzina di città, ma solo 4 possono avere un cantiere e un rimessaggio per le barche. Beh, allora è fatta. Abbiamo corrispondente in zona e una consociata a Wilmington. Sì, vedrai che lo troviamo prima di fine settimana. Chi vuole scommettere? Beh. Ci voglio andare io. Ci vuole andare lei, Charlie. Ok, trovi questo tizio e poi? Beh, non lo so, non sono ancora sicura, ma ci voglio andare. Niente da fare, sei necessaria qui. Charlie, tu sei quello che mi ha spedito in India per l'articolo sulle ciminiere, te ne ricordi? L'hai mandata in Texas per 3 giorni a parlare con i Marines. Sì, ma era una cosa diversa. Perché ci vuoi andare personalmente? Come sarebbe personalmente? E che mi intriga, e con questo... Ti intriga? E che fai se il tizio è ricoperto di tatuaggi e ha 4 condanne per stupro? Diglielo tu, che aspetti? Io ho solo paura che tu ti faccia troppe illusioni. Non ne ho di illusioni.
Si tratta di ricerche. Tu sogni Romeo, tu sogni Amleto, e invece quello probabilmente è il capitano Acab. Insomma, non ci posso andare. Oh. Si chiama rischio, Charlie, chiaro? Una cosa che tu continui a dirmi da 2 anni. Corri il rischio. Ricordi quando mi hai detto di chiamare tutte le cartolerie nella zona di Outer Banks? Esatto, oddio, ho altri nomi da darti. Aspetta un secondo. Beh, l'ho trovato. Cosa? Hai trovato cosa? Ne ho chiamato una a Murad City. Dicono che si ricordano quel logo con la barca a vela. Dicono che è stato disegnato personalmente dal cliente. Sono loro. Non lo dire a Charlie, cercherà di convincerti a farlo al telefono. L'hai trovato, Teresa. Ora va a bussare alla sua porta. Sharks out there in the ocean, and I said I'm only going for a swim. I am no mermaid, and I am no fisherman to save. Buongiorno. Serve aiuto? Scusi, è che ammiro tanto queste vecchie case. Fa l'agente immobiliare? No. Lei pensa che posso fare una fotografia alla casa per una rivista? È testimone di Geova? No. Fotografarla, non ci ho mai pensato. Non so cosa dirle. E come mai? La casa è di mio figlio. Io vivo più all'interno, da quella parte. Il permesso lo deve chiedere a lui. Lo può trovare giù al porto, Garrett Blake. Non porta mai il cappello. Bene, grazie. Lavora per Playboy? Ho sempre ammirato le vostre copertine. Mai comprato la rivista, però. Beh, c'è sempre una prima volta. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Oh, salve. Che giornata, eh? Eh sì, è splendida. Vorrei tanto essere fuori mare oggi. Sì, immagino. Gran bella barca, la rimetto in sesto? Sì, sto facendo del mio meglio. Lei è specializzato nel restaurare barche? No, sono solo un marinaio della domenica. Perché? Ha una barca che ha bisogno di lavori? Beh, veramente... Conosco l'uomo che fa per lei, ha un'officina. Garrett! Sto lavorando su quello schooner laggiù, il 12 metri. È il sogno di ogni marinaio. Ah, sì? Eh sì, quelle di legno non si battono. Bene, grazie. Niente, si figuri, buona giornata. Anche a lei. Salve. Quanto mi piacciono
le vecchie barche di legno. Cos'è? Un 12 metri? Uno schooner, vero? Uno schooner Alden. 1922, fatto nel Maine. E è sua? No. La sto rimettendo a posto. Bella linea. Vuole salire a bordo? Sì. Attenta, è bagnato. È proprio bella. È ridotta molto male? Trascurata. Poco amata. Come la capisco? Ne dubito. Turista? Sto cercando di conoscere il posto, gli abitanti. Sono Teresa Osborne. Garrett Blake. All'accento del nord. Davvero? Già. Chicago. Faccio ricerche. Su cosa? In pratica su tutto. Lavoro per un giornale. Senta, non c'è un posto dove posso fare vela mentre sono qui? Sì, forse può noleggiare una barca dall'altra parte. No, veramente non ho esperienza. Nessuna. Vorrei imparare, solo che... Beh, sono una campagnola, quindi... Sono una vera frana nell'acqua. Scusi se ho interrotto il suo lavoro, me ne vado, grazie. Devo uscire domattina. Provo le vele. Arrivo alla boa e ritorno. Più o meno un'oretta. Se vuole venire. Sì. Volentieri. Verso le 7. D'accordo. Grazie. Se arriva prima, mi trovo in quel bar laggiù. Prima delle 7? Non credo. Ci vediamo qui. D'accordo. Oppure... al bar. Ti sei addormentato? Sì, ero a pezzi. Mi va di parlare. Ciao, Chet. Come va? La solita vitaccia. Oddio, Chet, c'è sempre la stessa identica gente qui, tutti i santi giorni. I turisti vanno tutti al bar del molo. Beh, lasciali andare. E tu invece chi hai? I soliti pescatori. Un falegname scalcinato e un meccanico quasi cieco. Oltre a un ladro che vorrebbe fare il maestro d'ascia. Senti, adesso non cominciare come al solito, Johnny. Beh, un ladro è uno che si tiene la roba che appartiene a qualcun altro, ho ragione o no? No, non hai ragione, visto che il tribunale ti ha dato torto, giusto? Giusto. Chiudi quella boccaccia, stronzo. Come hai detto? Che ne sai che diceva te, Johnny? Ah, no, ragazzi, io chiamo subito la polizia. Voi due provate a distruggere questo posto un'altra volta e giuro che mi pagate i danni. Vi mando in prigione, non sto bleffando. Beh, uno che è ladro merita di stare in galera. Non ho mai rubato niente né a te né a nessun altro, chiaro? Mi risulta il contrario. Tu sei un bugiardo, Johnny. Non ti azzardare a chiamarmi bugiardo! Fermatelo! Porca miseria! Qui, fermo! Ragazzi, li volete tenere fermi? Volete tenerli? Ma via! Dai, lascialo perdere, vattene che è meglio! Garrett, vattene, non ne vale la pena! Vattene via, Garrett! Basta, maledizione! Basta! Fatela finire! Ma lascialo stare, vattene via per una volta! Giusto. Garrett, lascia bene. Lo sai, quello che fermi! Lasciatemi! Basta! Pianta! Tenetelo fermo! Vattene, Garrett! Lasciami, basta! Smetti!
credevo che non venisse. Veramente sono venuta per dirle che non vengo. Ma non volevo darle buca. Detesto quelli che lo fanno. Mi dispiace che fosse là. Lo fate spesso da queste parti? Voglio dire, invece del bullying o... Ok, magari ci si vede in giro. Io esco lo stesso per il collaudo. Faccio giusto un giretto. Già, e se poi si arrabbia con me? La barca è piccola. Non mi piace la box, Teresa. E nemmeno il bowling. Beh, prima di andarsene, le dispiace slegare quella e buttarla dentro? Mi fa un piacere. Grazie. Ciao. Dove mi metto per non darti fastidio? Tanto me ne dai lo stesso. Mi devo buttare in acqua? Scusa. Una volta mi comportavo meglio. Ah, una volta eri affascinante. Che mi sono persa. Chi è quel tizio del bar? Che storia. Ah, sono una ficcanaso. Come vecchia. Così è questo che fai, eh? Ricerche. Veramente cerco di fare conversazione. Forse ti potrei dare una mano, sono laureata. Che hai fatto? Mi hai rubato la ragazza al liceo? No. Ho sposato sua sorella. Adesso tocca a te, giusto? Ok. Ancora sposato? No. E tu? No. Ho un figlio. Un figlio che adoro. Esci molto? No. E tu? Vedo che hai imparato presto il gioco. Attenta al bomba. Hai notizie di tua madre? Ho ricevuto una lettera. Continua a odiarti. Che novità. Non è un tantino piccola per te? Cosa? La Jack. Quale Jack? Ah... E di lei? Lei chi? Quella donna di oggi. L'ha lasciata a bordo. Ah.
Gliel'hai detto? L'hai chiamata? No. Ho pensato che magari gliela potevi lasciare tu in albergo andando a casa. Ma non ci penso nemmeno. No? Portagliela tu. Che c'è? Non la vuoi rivedere? Può darsi. E allora? E allora non è una cosa semplice, ok? Beh? Tu sei lei. E io sono te. Ecco la tua giacca. Giacche come quella non capitano tutte le settimane, ricordatelo. Un secondo. Ciao. Hai dimenticato questo? Grazie. Non sono uscita, non me ne ero accorta. Grazie. Vuoi entrare? Sì. Bel posto. A Vittoriano 911, trasformato in locanda nel 1944. Ma probabilmente lo sapevi già. Non ero mai stato qui. Oh, beh, perché avresti dovuto venirci? Tu abiti qui. Questa è la tua città. Sono stata molto bene oggi. La barca va benissimo. Non c'è stato bisogno di lanciare l'SOS. No. Grazie per avermela riportata. Figurati. Lo so che ti ho già detto grazie almeno 8 volte, perché non so assolutamente che cos'altro dire. E mi domando perché sei qui, visto che neanche tu sai cosa dire. Me lo domando anch'io. La carne ti piace? Anche quella rossa? Qualche volta. Io faccio bistecche perfette. È la miglior cosa che faccio. Quante arie ti dai? Sì, lo so. Però è vero. Beh, è molto interessante. Grazie dell'informazione. Te ne posso fare una domani sera? Sul serio? Senti, in barca oggi anch'io sono stato bene. A che ora? Alle 6? D'accordo. 18, Foster Lane. Lo so. Lo sai? So che deve essere sull'acqua, giusto? Giusto. Tutto qui è sull'acqua. Buonanotte. Ciao. 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 Mi hai trovato? Certo. Accomodati. Non mi ero resa conto che fosse così vicino. Sei venuta a piedi. Spero che ti piaccia il rosso. Certo, ne ho già aperta una. Ti serve una mano? No, fa come a casa tua. Grazie. Ti verso un po' di vino? Sì, grazie. Bella casa. C'è una luce stupenda.
Mi piace molto questo quadro con la barca. È incredibile, si sente quasi il vento. È di un artista locale? È di mia moglie Catherine. È morta 2 anni fa. Mi dispiace. Anche tu dipingi? No. Mio padre morì quando ero all'università. Ricordo che mia madre tenne una delle sue camicie sulla spalliera di una sedia nella loro camera da letto e probabilmente l'ha lasciata lì per... Forse è ancora lì, chissà. Garrett, senti, ero nervosa e ho bevuto troppo vino, perciò... Però, ascolta, c'è qualcosa che ti devo dire. Ero nervosa anch'io. Ecco io. Beh? Io di solito non... Cosa? Io non sono così. Lo spero bene, neanch'io sono così. Voglio dire, io non faccio certe cose. Beh, per essere 2 imbranati ce la caviamo abbastanza. È freddo, accendiamo il fuoco? Sì. Credevo che fossimo ancora innamorati. Ma forse nemmeno ci pensavo. Perché avevo mio figlio, il mio lavoro, mio marito. Inoltre stavo cominciando a scrivere. E io e David parlavamo perfino di avere un secondo figlio. Ma ti rendi conto? Poi un giorno ero in macchina. E li ho visti. David e quella donna che passeggiavano nel parco. Li vidi soltanto per una frazione di secondo e capii. Restai lì seduta in macchina senza neanche spegnere il motore per 1 ora e mezzo. Uno si trova faccia a faccia con l'impossibile e gli ci vuole 1 ora e mezzo. Andava avanti da quasi 1 anno. È incredibile, ti ho raccontato tutto. Beh, in fondo queste cose succedono a tutti quanti, giusto? Ma è successo a te, Teresa. Mi dispiace. Sono cose che succedono anche a Sinclair. Certo, succede di tutto anche a Sinclair. Prima o poi.
Cosa di Catherine? Siamo cresciuti insieme. Lei era una donna... La gente era attratta da lei, dal suo sorriso, dal suo entusiasmo. Era capace di illuminare un'intera stanza, un'intera città. Io la chiamavo Santa Catherine. Com'è morta? Era malata. Fragile. Mi dispiace. No, figurati, non fa niente. Hai vissuto qui tutta la vita? Non ancora. Oddio, questo posto. Una volta c'erano solo strade sterrate e paludi ovunque. Sul serio? Mia madre lo odiava. Mi prese e mi portò in Virginia quando avevo 10 anni. Ma io sono tornata quando ne avevo 16 e sono rimasto qui. Mi mancavano gli odori e lavorare sull'acqua. Mi mancavano mio padre. La quiete. E il vento. Il vento. E lo chiami vento. Il vento di Chicago, durante l'inverno, ti fa camminare all'indietro, se no ti taglia la faccia, ti toglie il respiro. Beh, noi abbiamo la quercia più vecchia di tutta la Carolina. Ah, sì? Sì, prova a batterci. Voglio starti vicino. Attenta alla porta. Lei dette un'occhiata ai miei disegni e non disse una parola. Dopo una settimana l'aveva dipinta. Sarebbe stata la prima. Disegnare e costruire le mie barche. Era questo il piano. Questa sarebbe stata il prototipo e non l'avremmo mai venduta. E quando pensi di finirla? Non la tocco da 2 anni. Un giorno. Esatto. Un giorno. E mi ci porterai fuori, fino alla punta, dove il vento mi spaventerà. Non ci sarà vento stanotte. Tu come lo sai?
Sono figlio di un pescatore? No, hai guardato le previsioni. Vieni in barca con me stasera. Devo partire fra 2 giorni. Non posso restare oltre perché torna a casa mio figlio. Io non so se tutto questo ha un senso, cioè, forse... D'accordo. Beh, è uno sbaglio. Farle assaggiare il tuo caffè. Ma ieri sera le è piaciuto. Ha fatto finta per gentilezza. Non piace a nessuno, d'ammiretta. Ti saluto. Oh, signore. Cosa c'è? Sta calmo. Resta dove sei e non ti muovere. Non ci rompere le scatole. Non sei il benvenuto, Piccioni. È meglio che state fuori dai piedi, tutti e due. E così il tribunale ti ha dato di nuovo torto. Non sono affari tuoi, Doc. Ci dovete rassegnare. Oh, noi vogliamo solo i quadri. Facevano parte della nostra vita qui, Marta. Ma l'unico che li vede sei tu. Li devono vedere tutti. Ti prego, Garrett. Non ci hai lasciato altro di lei. È la prima volta che mi accusi di essere il suo assassino, Hank. Almeno in faccia. Non l'ha uccisa nessuno, maledizione. Lui l'ha lasciata sola quando era malata e debole. E lei voleva tornare a casa sua. Da era lui. Questa casa sua. E adesso uccide sua madre. Il suo cuore cede giorno dopo giorno. Io ho dato tutto quello che potevo di lei. I quadri, Garrett. Tanto ti sei fatto un'altra donna. Brutto figlio di puttana. Ehi, tu. Non ti mischiare. Torna in casa. Li ha dipinti qui. Li ha attaccati personalmente. È stata l'ultima a toccarli, perciò resteranno dove sono. Va bene! Va bene! È questo che volete, non è così? Adesso io lo taglio in 1000 pezzi, così potete avere tutti un pezzo. No! Fermo! Non lo toccare, capito? Ho detto non ti avvicinare! Mio Dio. Era solo questo lei per voi. Qualcosa per cui scannarvi e fare a botte. Ma guardatevi, avete tutti e tre il sangue agli occhi. E per Catherine? O perché così potete andare in giro a battervi il petto come un branco di scimmie che hanno vinto? Dodge, maledizione, tu non c'entri. Anch'io le volevo bene. E voglio qualcosa che ve la faccia ricordare. Un pezzo di questa non va bene. Marta! Marta! A lei non pensate. Lei avrebbe odiato tutto questo. Dodge ha ragione. Sarebbe stato peggio che morire per lei. Sono dei pazzi. La guerra però si fa in due. Li hai visti? Hai sentito che hanno detto? Sì. Ma anche tu non sei stato da meno, te l'assicuro. Thank you.
Stai bene? Prima di te non ho mai neanche pensato di poter stare con un'altra donna. Qualche volta io ancora la sento, lei è qui e non voglio ingannarti, Teresa. Baby, baby, time is at hand. Tell you something you'll understand. It's been a long time looking for something strong. Cosa ci fai con due buste? La guerra. Che cosa? How lucky can one man get? How lucky. Yeah, I know I gotta go, but I finish, yeah. Ciao. Era così bello che ho deciso di apparecchiare fuori, va bene? Hai detto che potevo entrare, no? Lo so. Possiamo mangiare in cucina se vuoi, Garrett, è lo stesso. E ho preso una torta di mele, spero che a tuo padre piacciano i dolci. Lo stavo rimettendo a posto. Senti, Garrett, io non lo sapevo quali fossero i confini. Non lo sapevo neanche io quali fossero. Lascia, faccio io. No, ci penso. Scusa, io. Davvero io. Ci penso io. Fammi pulire, ok? Prendo uno straccio. Lascia stare. No, vado io. Ho detto lascia stare. Ci metto solo un minuto. Sei quella della Jack? Già, sono io. Sei venuta da queste parti un paio di giorni fa. Hai trovato quello che volevi? Non lo so. Sono Teresa. Ah, Dodge. Come il furgone. Ha detto che sei carina, doveva dire bella. Purtroppo non hai ereditato il tuo charme. Avete litigato. È un buon segno. Ho fatto uno sbaglio. Ho
spostato uno o due oggetti dal loro posto. Non ti fare impressionare. Non sei ancora ripreso. È come se fosse andato sotto a un camion. Vongole, qui sono le migliori del mondo. Andiamo dentro. È piuttosto affollato là dentro. Ti va di camminare? Certo. Lui non ti dirà molto, è uno che parla anche meno di un pesce. Comunque, la cosa non ha funzionato fin dall'inizio. La famiglia di lei credeva che Catherine sarebbe andata via di qui e avrebbe conquistato il mondo. Garrett era troppo simile a loro. Comunque, pensavano che sarebbe stato un impedimento per lei, che le avrebbe tarpato le ali. Com'è morta? La gravidanza le succhiò tutte le energie. Si sentì male a casa dei suoi. E loro la trattennero lì, così Garrett andò lì, buttò giù la porta e la riportò a casa. Lei ne fu molto felice. Lui la curò come meglio poteva. Per circa un mese, credo, e poi... E beh, lei si arrese. Adesso sai perché Garrett non parla molto. In compenso suo padre non sta mai zitto. Possiamo mangiare adesso? Sì. Sai, dovresti buttare giù qualche muro qui. C'è troppa roba in questa casa. Non me lo posso permettere. Ci facciamo il lavoro da soli. Così somiglierebbe a una barca. Aggiungiamo un patio e un paio di stanze. Perché? Vuoi venirci a vivere? Neanche fra mille anni. Ti piacerebbe un sacco, vero? Tenermi sempre d'occhio. Ho paura che riprenda le mie vecchie abitudini. Qualcuno vuole il dolce? Bevevo come una spugna, mi sono rovinato la salute. Non è mica un gran segreto. Già, però c'è poco da vantarsene. Due birre al giorno è il mio limite. Cambiamo argomento? Certo. L'argomento è cambiare. La gente cambia, perfino tu. Ti piace come argomento? Ottima cena. Tu sei stata il piatto migliore. Sai, se avessi 150 anni di meno, correresti seri rischi, signorina. Dove vai? A mangiare il dolce sulla spiaggia. Grazie. Credo di piacergli. È un bravo uomo. Dice che tu sei un rompiscatole. Scherzo, lo penso io. Beh, ha ragione. Sei tu la cosa migliore di questa cena e di questa giornata. E di quest'anno. Se fosse più semplice... Lo vorrei tanto. Mi dispiace. Senti, non mi aspetto fiori, ma ci possiamo telefonare? Ma io veramente me li aspettavo i fiori.
potrei vivere qui. Non l'ho detto per terrorizzarti. Ci sono riuscita però, vero? No. Allora, verrai a trovarmi? Vuoi dire a Chicago? No, non c'è il mare. Ma abbiamo un lago. È piuttosto grosso. Sì. Ok, ritorno al mio lavoro e a mio figlio. Ti dimenticherai presto di me, vero? Ogni giorno. Ho il tuo numero, marinaio. E tu hai il mio, quindi... Vado via. Te lo dico dopo. Ciao, la Pellegrina è tornata. Come stai? Bene. Ah sì? E hai risolto il mistero? Non c'era nessun mistero. Il tizio ha perso la moglie, Catherine. Lei era un'artista. E lui l'ha persa, ma non dimenticata. Ah, ecco. Allora è la fine della storia? In pratica sì, anzi, non c'è nessuna storia. Insomma, posso dire, io te l'avevo detto? Sì. Dunque... Ok, Charlie, ciao, puoi andare, no? Capito. Nessun rimpianto? Nessuno. No? Ciao, brava. Allora, la moglie com'era? Era bellissima e molto esile. Una grande artista. Ed è ancora dovunque. È dentro la casa... Dentro l'officina. Era molto popolare, sembra. Lui ne è ancora innamorato? Non se n'è andata. Ricerche, sono Teresa. Ciao. Sono io. Garrett. Lo so. Scusa, sono stato... Sto finendo la barca. La mia barca. Ci
tenevo a dirtelo. Come stai? Sono state settimane molto tranquille. Io non sapevo che cosa dire. E non lo so ancora. Ti serve aiuto? In effetti ci contavo. Domanda. Il nostro è stato un incontro casuale o qualcos'altro? Magari un inizio. Rispondi pure senza paura. Sei un playboy, eh? A caccia di turiste vogliose. Mi sono interessato a due sole donne in vita mia. Catherine e... una tizia del nord. Chiacchierona. Aggressiva. Grazie. Allora, hai chiamato solo per dirmi della barca? No. Mi manchi. Mi manca tutto di te. Perché non vieni a trovarmi, caro? Ti basta? Secondo te io sto facendo piani su di noi, invece no. Sono spaventata quanto te. E anche tu mi manchi. Ok, quando? Quando dovrei venire? Ieri. Non verrai mica in barca, vero? No. Acqua scooter, windsurf. Vedi di comportarti bene. Ce l'hai il biglietto? Certo che ho il biglietto. E il pigiama, e i fazzoletti, e le monetine per telefonarti. Hai preso un regalo per il ragazzino? Compragli qualcosa in aeroporto. E cerca di non fare a botte con nessuno. Eccolo che arriva, in perfetto orario, proprio come il sottoscritto. Sta attento alla schiena e ricordati le pillole. Ah, ho fatto i conti. Devo trovare due birre nel frigo quando torno. Sai che allegria mettersi a contare le birre alla gente. E se convinci Kenny o qualche turista a offrirti una birra, lo vengo a sapere. Ho spie dappertutto. La signora ti ha preso al laccio. Perché sei così maligno? Torno fra una settimana. Non credo proprio, visto che hai lasciato il biglietto dell'aereo sul sedile. Bravo cagnolino. Credo che sia arrivato, mamma. Ok. Ok. Ecco le ragazze. Ok. Potete anche prendere appunto. Sei un po' nervosa. Dici? Però sto bene in nero, no? Così, così. Grazie, molto incoraggiante. Eccolo. Ce l'hai fatta. Ciao. Accomodati. Jason? Salve. Ciao. È deluso perché non hai il berretto da marinaio e la sacca da barca? Mamma! Era quello che si aspettava, vero? Vieni, entra. Non lo so se è adatta per un ragazzo della tua età, ma... È fantastica! Grazie. Sei molto carino. È in una fase assolutamente distruttiva. Deve essere una cosa di maschi. Oh, Garrett, grazie.
odia i cioccolatini. Non si sa perché. È vero? Sì, ma sei stato carino lo stesso. Jason... Permetti? Grazie, ecco quello che volevo davvero. Devi essere a pezzi, no? Spero che tu ci stia comodo. Sì, sì, va benissimo, anzi, è perfetto. Domani sera Jason andrà a dormire a casa di un amico, così... Ehi, piano! Che significa? Eh? La smetti? Oh, Garrett, lo so che non è molto romantico, cosa? Ma io vivo così. No, è bellissimo. Bellissimo. Sul serio. Voglio che tu mi conosca come sono ogni giorno, molto normale. E tu mi conosci? Dopo tutta la strada che ho fatto. Teresa. Chissà perché sono venuto fin qui. Sono felice che tu sia qui. Ne sono felice anch'io. Comincerò con un cocker e poi passo agli schnauzer. Sì, sì, è un'idea. Guarda, non è quello. Sì, è lui. Oh mio Dio, non dire una parola, eh? Ciao, amore. Ciao, mamma. Ma che cosa ci fate qui? Siamo venuti in treno. Sì. Posso usare il computer? Sì. Ciao. Ciao. Jason ha voluto farti una sorpresa. Non ti dispiace, no, vero? Figurati, anzi... È solo per un momento, poi andiamo a riprendere il treno. Lui ha avuto paura. Non è proprio così. Salve. Annie, Garrett. Salve. Ciao. Ecco, qui è dove lavoro. Salve. Salve. Beh, adesso almeno... È stato un vero piacere. E adesso ti posso immaginare al lavoro. Così è il capitano Acap, eh? Sì, è lui. Ma non è capitano Acap. Coraggio, fagli un sorriso. Sembrano simpatici. Già. Su, vai. Vedi, le sorride, sembra carino. Ah, per carità. Vai, vai. Quanto sei negativo, Charlie. Non vuoi che sia felice? Puzzerà di pesce per tutta la vita. Cioè, chissà cosa mi aspettavo. Non mi ero reso conto che foste tutti amici. Beh, Teresa, questa per me è stata una bella sorpresa. Senti, a quanto pare il poodle è il cane numero uno. Garrett. Oh, salve, Garrett. Salve. Che piacere. Piacere mio. Ciao, Lina. Ciao, Jason. Sai, Jason adesso... Porta Garrett a vela sul lago. Ah, sul serio, va già via. Se non si perde prima. Beh, ho sentito che avete un lago da queste parti. Già, lo sai che affiuto. Davvero? E se dovessi avere dei problemi, qualsiasi problema, chiami me, voglio dire il giornale. Vuoi tenere il timone? Certo. Sei tu il capitano. Cerca di andare sempre dritto, ok? Tieni la rotta. Ha ha ha.
Ciao, Teresa. Eccoci qua. Come va? Bene. Ciao, Lenny. Ciao, Jason. Buonasera. Contento? Ciao, Lenny. Divertitevi. E ciao alla tua mamma. Ciao, mamma. Ciao. Dai, tirati più là. Non sono abituata ad averti qui in casa. No, dove vai? Sto scherzando. Mi piace stare in mezzo alle tue cose. È come te l'aspettavi? È piacevole. Così mi metti in imbarazzo. Che cosa stai guardando? Teresa a casa sua. La Teresa di tutti i giorni. Sto guardando. Volevo che fosse tutto perfetto. Volevo mettere tutto a posto e accendere le candele. E mi volevo fare una doccia. Adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Questo era forte, eh? Era proprio grosso. Bene, io vado a fare la famosa doccia. No. Ah, sì. Dai, aspetta.
dimenticato di dirti. Dio, Garrett. Da dove viene questa? L'ho trovata. Come sarebbe l'hai trovata? L'ho trovata sulla spiaggia. Garrett, aspetta. È stato un caso. Tu devi credermi, io... Crederti? Sì, io dovevo conoscere la persona che l'aveva scritta, e cioè te. Volevo dirtelo come prima. Come hai fatto a trovarmi? Perché ho rintracciato tutti i messaggi e c'erano delle similitudini. Così ho tutti potuto... Tutti i messaggi? Sono stati trovati tutti e poi la gente ha letto l'articolo e hanno scritto, giuro su Dio che stavo per dirtelo, Garrett. Garrett, aspetta. Me ne devo andare da qui. Garrett! Garrett, aspetta! Perché l'hai fatto? Perché? Che c'è? Eri curiosa? Facevi una delle tue ricerche? No, perché mi sono innamorata di te. Prima nelle lettere, poi quando ti ho conosciuto. E mi dispiace, avevo paura. Avevo paura che se te l'avessi detto ti avrei perso per sempre, proprio come sta succedendo. Aspetta, non mi importa di quello che pensi di me, non mi importa di quello che succederà, ma voglio che tu sappia quanto ti voglio bene. Che importanza ha il modo in cui ci siamo incontrati, Garrett? Ho gettato quelle lettere in mare per lei, non certo per te. E non certo per i tuoi amici del giornale. Lo so. Quelli sanno tutto di me, non è così? Sanno tutto di Catherine. La mia vita è cambiata per via di quelle tre lettere. E io non volevo che finissero due sul giornale. Lettere. Mi devi credere. Io ho scritto due lettere a Catherine. Come? No, io ho tutte le lettere, le ho tutte e tre. Dov'è la terza lettera? È in quel cassetto? Alle navi in navigazione e ai porti di scalo, alla mia famiglia e a tutti gli amici ed estranei. Questo è un messaggio e una preghiera. Il messaggio è che i miei viaggi mi hanno insegnato una grande verità. Io ho già avuto quello che tutti quanti cercano e che soltanto pochi trovano. La sola persona al mondo che ero destinata ad amare per sempre. Una persona come me, di Outer Banks, sull'oceano atlantico misterioso. Una persona ricca di semplici tesori, che si è fatta da sola, che da sola ha imparato. Un porto in cui mi sento a casa per sempre, e che nessun vento, nessun problema, nemmeno la morte, potranno mai distruggere. La preghiera è che tutti al mondo possano conoscere questo genere d'amore ed essere da esso sanati. Se la mia preghiera sarà ascoltata, saranno cancellati per sempre tutti i rimpianti e tutte le colpe, e avranno fine tutti i rancori. Ascoltami, mio Dio. Amen. Non ho mai saputo cosa avesse scritto. Non si riprese più da quel giorno. Io l'asciugai e la scaldai col mio corpo. La portai all'ospedale. Non si svegliò. Morì dopo tre giorni. Continuo a pensare che se non fosse uscita quel giorno... Garrett, lei lo sapeva.
l'ha scritto. Nemmeno la morte potrà mai distruggere questa casa, lo sapeva. Voglio questa lettera. Ciao. Ciao. Oh, scusa, preferisci stare da sola? Ha chiamato? No. Gli ho lasciato un messaggio io. E gli ho chiesto scusa. E gli ho detto di richiamare. Vedrai che chiama. Lina, ti ricordi di che cosa mi lamentavo tutte le volte che venivo a piangere sulla tua spalla per via di David? Ti ricordi? Sì. Onestà, fiducia. Io ero così spaventata. E non... Mi stavo innamorando di Garrett e... Una metà di me mi diceva diglielo, l'altra metà mi diceva aspetta, lui non è in grado di capire. Aspetta il momento giusto, aspetta finché non trovi le parole adatte. E ho rovinato tutto, perché sono stata quello che ho sempre odiato. Una bugiarda. Non sei una bugiarda. Ma per lui lo sono. E non credo che riuscirà mai più a fidarsi di me. Ma non lo capisci che tutti abbiamo le nostre piccole bugie, le nostre piccole verità nascoste? Tu devi solo avere un po' di fiducia in lui. Vedrai che capirà. Non lo so. Non lo so se ci riesce. Io l'ho visto soffrire. Teneva in mano la lettera e la leggeva e... E si vedeva che soffriva talmente. Era ancora innamorato di lei come allora. Non lo so. Marta? Marta?
Sì? Hai detto che se mi veniva voglia di scrivere un pezzo per il giornale, potevo. Stai scherzando? È su di lui? No. Altre storie. Credo buone. Finalmente. Beh, quando soffri ti chiudi in te stessa. Già, finché il dolore scompare. Non lo so. Forse uno impara a conviverci, come con tutto il resto. Se trovi pezzetti di sughero in un bicchiere di vino buono, non lo butti mica via. Ma hai scritto di questo? Del vino col sughero dentro? No. Brava. Lo detesto. Forse molti di noi scrivono la storia della propria vita, creandola giorno per giorno. Ma altri sembra che abbiano la vita già conformata e pianificata. Inevitabile. Perfetta come un cerchio. Aprilo lentamente. È eccitante, no? Sì. Wow, mamma, è addirittura in prima pagina. Fantastico. Grazie, amore. Lo posso ritagliare? Certo. Ciao. Ciao. Così va bene? Splendido. Sì, perfetto. Grazie. Niente. Ecco la sua posta. Grazie. Dovere. Cara Teresa, ti ho pensato molto. Grazie a te ho conosciuto le ultime parole di Catherine. Ho messo tutto me stesso in questa barca. Sarà varata il 25. Spero che tu possa vederla presto. Con affetto, Garrett. Bell'ufficio, eccezionale. Io sono pazzo di questa stanza. Già. Molto minimalista. È gentile da parte sua a farmi una visita. Sì, e porto doni per il tuo nuovo, minuscolo ufficio. Ma sei proprio un amore, sì, Charlie. Sì, lo so, lo so. Scommetto che non lo riconosci, eh?
Chi è che l'ha sempre saputo? Io. Congratulazioni, Charlie. Mi sembri felice. Ti è successo qualcosa? Sì. Oh, ACAP. Mm-hmm. Posso? Mm-hmm. Beh, se decidi di lanciarti a fare qualcosa di folle e ridicolo, questo dimostrerà una sola cosa. E quale sarebbe? Che quel signore ha una gran fortuna. E Charlie Toschi non sbaglia. Qualcuno penserà che hai messo ad asciugare le mutande lassù. Come sei elegante. Mi dà un fastidio. È bellissima, Garrett. Grazie, Marta. Dacci sotto. John. Bel lavoro, Garrett. Grazie. A Catherine. Dio mi testimone. Che vorrei tanto che fosse qui oggi. E ogni giorno. Mio padre mi ha detto che eri sul molo. Peccato, non lo sapevo. Una sorpresa. Un'idea stupida. No. Sono contento di vederti. Sono felice davvero. Anch'io. Ho visto la barca. È una meraviglia. Sul serio. Sono felice per te. Vuoi venire dentro? Teresa.
Scusami. Quello che ho detto ti avrà ferito. No. No. Ho solo sentito quello che non riuscivi a dirmi. O quello che io non riuscivo a sentire. E adesso ho capito. Garrett, è bellissimo che l'ami ancora tanto. Tenza. No, ti prego, non devi dire niente. È quello che mi ha spinto a venirti a cercare. Allora resta con me, dai, vieni dentro. Resta tutto il tempo che vuoi. Sai, ho pensato a un sacco di cose mentre stavo seduta qui. E non posso restare. Perché? Perché se potrai, verrai tu da me quando sarai pronto. E anche se non verrai, andrà bene lo stesso. Perché io non mi pentirò mai di averti cercato. Addio. Teresa, io non ti voglio perdere. Lo so. Grazie. Perché ti siedi sempre nello stesso posto? Ma che ti importa di dove mi siedo? Beh, sono curioso. Hai cominciato a sederti qui quando? 10-11 anni fa? Oh, per la miseria. Una volta ti sedevi laggiù. Contento? Certo. Porta un caffè per mio figlio. Hai una gran brutta faccia. Sto bene. L'hai raggiunta? L'hai lasciata andare. Non ne voglio parlare, va bene? Senti, stavo Vattene pensando via. Che roba. Ha preso lei la decisione. Che dovrei fare? Insistere. Fa una pazzia, urla, combatti per la miseria. Hai passato un solo pomeriggio con lei. Non sai nemmeno chi è. Cos'è? Chicago. 3 minuti, chiamala al telefono. È la tua occasione. Certo che se n'è andata via. Non è una stupida. Credi che voglia provare a mettersi fra te? Non ho ancora le idee chiare. Ma che cavolo le ha? Secondo te è facile per me vedere un'altra donna a casa tua? Beh, non lo è per niente. Però ti dico una cosa. Pagherei perché ti mettessi con quella ragazza e risolvessi i problemi strada facendo. Devi piantarla. Piantarla? Sì, basta. Lascia. Lascia. Lasciami in pace. Scordatelo. Non posso lasciarti in pace. E perché no? Perché sei mio figlio. Non sono affari tuoi. Come? Ho detto che non sono affari tuoi. Dove vai? Ehi! Dove vai? Vieni un po' qua. Su, dai. Smettila. Colpiscimi. Colpiscimi in faccia, figlio di puttana. Non sono affari miei. Mio figlio non è un affare mio. Che cos'altro ho io? Che conti di più? Chi altro c'è che si occupa di me? Credi che non sappia quanto soffri? E in parte è colpa mia. Secondo te me ne sono dimenticato. Quando lei andò a New York potevi andartene con lei, ma c'ero io solo, ubriaco, pieno di acciacchi.
E tu sei restato qui. Papà. Forse voi due avreste potuto avere una vita diversa. Papà! Non sono restato per te. È che sono fatto così. Questo posto è sempre stato casa mia. Lei tornò perché si accorse che questa era anche casa sua. Seppe scegliere da sola. E io l'amavo anche per questo. L'amavo anch'io. Ora tocca a te. Scegli. Tra il passato e il futuro. Però scegli. E non cambiare idea. Solo allora io starò zitto. E ti lascerò in pace. Così saprai sempre dove ti trovi e dov'è la tua casa. Ti amo, Teresa. Esci con questo tempo? Sì, signore. Spero che tu sappia quello che fai. Adesso ho le idee chiare.
della 43esima. È un personaggio. Conosce tutti e aiuta tutti. Tra poco compie 70 anni. E il sindaco in persona vuole che... Scusa se ti interrompo, Teresa. C'è una telefonata per te. Prendi tu il messaggio. È urgente. Scusatemi. È meglio che tu la prenda nel mio ufficio. È Jason. Pronto? Ciao, bella. Dodge. È meglio che te lo dica mentre riesco ancora a parlare. C'era una barca al largo, in difficoltà. Una famiglia, erano in tre. Garrett ha tentato di aiutarli e si è tuffato. Che cosa vuoi dire? Si è tuffato per prenderli. Ne ha salvati due, ma è morto, Teresa. Mi dispiace tanto. Non riesco a dirti altro adesso. Oh, mio Dio. Ciao. Grazie. Oh, mio Dio. Che cosa orribile. Vieni dentro. Era sulla barca, nel suo giaccone. Cara Catherine, la mia vita è cominciata quando ti ho conosciuto e credevo fosse finita quando non sono riuscito a salvarti. Credevo che il tuo ricordo ci avrebbe tenuti in vita tutti e due, ma mi sbagliavo. Una donna che si chiama Teresa mi ha dimostrato che se trovo il coraggio di aprire il mio cuore, posso tornare ad amare, per quanto grande fosse il mio dolore. Mi ha fatto capire che ero vivo solo a metà e con questo mi ha spaventato e ferito. Non sapevo quanto avessi bisogno di lei fino alla sera in cui la vidi andar via. Quando il suo aereo ha decollato, ho sentito che qualcosa mi si strappava dentro e ho capito. Avrei dovuto fermarla, avrei dovuto seguirla a casa. Così domani raggiungerò in barca la punta del vento e verrò a dirti addio per sempre.
Poi andrò da questa donna e vedrò se riesco a conquistarle il cuore. Se ci riesco, so che tu mi benedirai, che ci benedirai tutti. Se non ci riesco, mi considererò comunque fortunato, perché ho avuto il privilegio di amare due volte nella vita. È lei che me lo ha insegnato. E se ti dico che amo lei quanto ho amato te, so che capirai. Riposa in pace, amore mio. Garrett. Se alcune vite formano un cerchio perfetto, altre assumono delle forme che non possiamo prevedere né comprendere appieno. Il dolore è stato parte integrante del mio percorso, ma mi ha fatto capire che niente è più prezioso di un grande amore per il quale sarò sempre grata alla vita.